Dai, io il primo lancio. Eccola. Eccola. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video targato Team Fish. Oggi sono al mare, sono nella mia amata isola d'Elba e la sveglia è suonata prestissimo. Sono le 5 di mattino e sono in partenza col mio babbo che è qui dietro in macchina e stiamo raggiungendo l'amico Filippo che oggi ci ha promesso di portarci a pescare in porto le aguglie. Questa è tutta una previsione, poi faremo anche un po' di light, quindi le catture saranno molteplici, speriamo. E mi sembra un'ottima occasione per testare la nuova Ninja by Daiwa. Una canna da 5-20 grammi per tecniche medio-leggere con una fascia di prezzo molto bassa, perfetta per chi sta iniziando una nuova tecnica, come nel mio caso per le aguglie, non ha mai praticato questa pesca. Detto questo, vi lascio il viaggio, vi invito come sempre a mettere un bel pollice in su, ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Ecco ragazzi, trovate qui sotto in descrizione i social di Filippo come ringraziamento per accompagnarci in questa fantastica giornata. Ci vediamo dopo. Ragazzi, siamo arrivati in porto, adesso raggiungo Alessandro e poi si inizia a pescare. Il mio babbo intanto sta andando a far colazione, quindi ci vediamo in pesca. L'unico modo è chiudergli le branchie, questa è. Vai vai. Andiamo. Guardalo lì. È quello di ieri sera. Occhio, eh. Se vince il rio, lo sgancia subito dal fondo. No! Oh. Eccolo. È quello che ti meriti. La schizzata da un polpo. Ma quante... Come sei aggrappato ai paguri lì. Che bello, cavolo, veramente stupendo il polpo. Questo già dove era. E certo. Dove vai? La camminata? Mi faceva entrare di là. Veramente bellissimi i polpi, cavolo. Intelligenza incredibile poi come pesce. 3, 2, 1. Che bello. Dai, io il primo lancio. Figata, figata. Eccola. Grande Phil. Cazzo, mi ci danno ma non ci rimangono. È normale o qualcosa che non va? Cioè, prova a dare. Eccola. Figa questa. Dalla coda. Metal jig. No. Vabbè, andata. Eccola un'altra. Che figata, cazzo. O per la coda. Aguglietta. Troppo divertente però, cavolo.
O comunque io tutto per la coda, Troppo divertente, ragazzi. Ragazzi, sfrutto questo attimo di apatia dei pesci per mostrarvi un po' come sto pescando. Sto utilizzando la Daiwa Ninja da 5-20 grammi, nuovo modello. Modello con cui mi sto trovando molto bene per fare diverse tipologie di pesca. Questa alle guglie è veramente divertente, ma come avete visto prima l'ho utilizzata anche per pescare a light rock fishing. Con esche ovviamente non troppo leggere, però mi sto trovando veramente bene perché è molto rigida. Anche con dei black minnow si riescono a sentire molto bene. Mulinello, essendo una pesca abbastanza easy, ho deciso di optare per un Legalis taglia 3000 che si abbina perfettamente a questa canna, imbobinato con una treccia dello 010 del solito J-Braid X8. Come finale sto utilizzando uno 020 per non rischiare di tagliare in caso un pesce grosso, un po' più grosso di una guglia o di un pesce da light dovesse abboccare. E attualmente sto utilizzando un metal jig da 5 grammi, colorazione totalmente argento, con ancoretta di coda e assist di testa. Entrambi risultano molto allamanti, soprattutto con le guglie che spesso, avendo una piccola bocca, non sono facili da allamare. Detto questo, ora torno in pesca sperando che il pesce si sia un attimo attivato. Vi lascio il video. Ricordatevi come al solito di mettere un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video e per supportare le avventure come questa. Buona continuazione. Pensavo su un pesce, ho detto cazzo. Altra piccolina. No, io non ho sentito niente. Adesso faccio il lancio, te lo dico. Eccola. Ecco, no, sì. No, sì, è stata una ferrata talmente forte che l'ho. Sei andata? Eccola. Quasi doppietta. Grande Phil. Allora ragazzi, Alessandro ha attaccato un pesce che probabilmente si è intanato. Che matto. Io ora sto andando a recuperare l'esca. Numero uno, ragazzi. Ragazzi, è mattissimo. Niente, il pesce non è venuto su, però almeno ha recuperato il jig. Il matto, guardatelo, lo chiameremo il matto. Porco! Ed è per quello che adesso non guido. Eccola! Sì, e c'ho 0,16! Hai anche frecciato più. Eh? Hai frecciato più in realtà. Ah, tu hai più grosso il tuo? Dritto sì. Ragazzi, sono reduce da questa fantastica pescata in mare con l'amico Alessandro. So che nel video a volte l'ho chiamato Filippo, pensavo di essermi sbagliato, ma non mi sono sbagliato talmente, perché lui su Instagram si chiama Filippo, no? E quindi io ovviamente l'ho salvato Filippo su WhatsApp e lo chiamavo Filippo. Poi ho scoperto oggi che Filippo, così chiacchierando, è il suo secondo nome, Alessandro il primo. Però probabilmente le prossime volte lo chiamerò sia Alessandro che Filippo a seconda della gravità. Direi che potremmo utilizzare Filippo se va tutto bene e Alessandro se non va bene. Comunque dai,
parte gli scherzi, vi lascio anche i suoi social qui sotto in descrizione, così andate a seguirlo su Instagram e date un'occhiata alle sue foto perché fa dei pesci bomba. Detto questo, mi sto girando intorno, comunque tra poco inizio a scaricare la macchina. La giornata è andata benissimo, mi sono divertito, ho utilizzato per la prima volta la Daiwa Ninja, mi sono trovato da Dio. In realtà l'avevo presa per pescare appunto in torrente, ma in realtà l'ho utilizzata benissimo anche in mare, mi sono trovato veramente da Dio e credo che sarà una canna che, visto che non è una spesa esagerata, mi porterò dietro spesso quando andrò a pescare. Detto questo, concludo il video invitandovi a mettere un bel pollice in su, ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Ragazzuoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!